Il basket in carrozzina integrativo, nel senso che riusciamo a fare giocare tutti quei giocatori con una disabilità molto forte che non potrebbero né avere un'attività fisica normale né un'attività motoria normale. Questo aiuta molto l'integrazione per quanto riguarda in special modo i giovani che non rimangono chiusi dentro le case e li riusciamo a portare dentro un campo da basket, fargli capire la gioia di poter essere in mezzo a un campo, in mezzo alle persone e in mezzo a una comunità di persone. Noi facciamo questo torneo di esibizione anche perché in questa occasione qui a Roma riusciamo anche a classificare con una categoria e un tabulato che abbiamo noi, riusciamo a classificare i giocatori per poterli mettere in campo in maniera giusta per poter giocare. In questa occasione siamo riusciti anche ad organizzare un corso per arbitri nazionali di basket tenuto da me e dal mio collega Viviano Molinari e siamo riusciti a tirare fuori 8 arbitri nazionali per poter fare il campionato. Siamo già adesso, in 3 anni, siamo riusciti ad avere 20 arbitri nazionali. Anche in questa occasione abbiamo sperimentato questo nuovo campo in gomma riciclata dell'azienda Ecopneus e anche per questa attività di basket in carrozzina per le disabilità si è valutato che è veramente una cosa interessante e utilizzabile sia per le carrozzine che anche per il basket in piedi. Da anni collaboriamo con la WISP per promuovere quelli che sono i campi realizzati con gomma riciclata da pneumatici fuori uso. La gomma è un materiale ideale per qualsiasi tipologia di pavimentazione sportiva perché la sua elasticità garantisce giocabilità, garantisce sicurezza perché è un materiale antitrauma, ha un grip ideale perché deriva appunto dal pneumatico e quindi consente di giocare in piena sicurezza a tutela della salute e del benessere degli atleti che poi praticano qualsiasi disciplina sportiva. Con la WISP da anni ormai collaboriamo per valorizzare e per promuovere quelle che sono tutte le varie applicazioni. Infatti la gomma la troviamo nei campi da calcio, nel tennis, basket, piste atletica e parchi giochi per i bimbi e quindi si dimostra che è un materiale assolutamente sicuro e utilizzabile in tutte le condizioni sportive. Tre cose importanti: l'inclusività, oggi abbiamo il basket in carrozzina, questo è diciamo il prodromo del campionato che inizierà a ottobre, è il prodromo del Summer Basket ed è un momento in cui raccogliamo la pallacanestro e lo sport in generale. Inclusivo e WISP, sport per tutti. Ringraziamo Ecopneus che ci ha fornito il campo e Alcenera che ci ha sponsorizzato la manifestazione. E ringraziamo soprattutto il Comitato di Roma e l'impianto Fulvio Bernardini che ci hanno ospitato. Io ho iniziato praticamente lontano 2002-2003, ho giocato con il Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Da lì è iniziata la mia attività, dopo tanti anni, dopo un incidente stradale. E niente, ho conosciuto questo sport, ho fatto anche scherma in carrozzina, ho fatto tiro con l'arco, però questo è uno sport che mi piace, mi gratifica. Dovrei smettere perché l'età è quella che è, ma non ce la faccio, perché è una cosa che lo sport mi dà carica, mi dà tanto. Qualcuno quando mi vede giocare mi dice: quando giochi cambi faccia. E questa è una cosa che mi fa molto piacere perché
mi dà una carica non indifferente. A prescindere, io lo dico sempre, ragazzi, si vince e si perde, quello, certo, io voglio sempre vincere, quello è poco allora, ma sicuro, io parto per vincere. Però calcolate che vorrei insegnare ai ragazzi che venendo dal rugby la cosa fondamentale è lo spirito di squadra, lo spirito dello sport e arrivare all'obiettivo seguendo determinati obiettivi e determinate cose. Dico sempre a tutti, l'ho detto anche prima in panchina, tu devi giocare, devi fare quello che l'allenatore ti dice, in questo caso sono io. Poi il gesto tecnico, il tiro, il canestro, se viene, è una cosa tecnica che ce l'hai o non ce l'hai, puoi impararlo e l'allenatore te lo può insegnare, ma quella è una cosa secondaria. Se tu riesci a mettere in pratica quello che ti dice l'allenatore, ha già fatto bingo, così, cioè già sei arrivato a metà dell'opera e la partita già l'hai vinta. Bravo! Siamo trovati in questa bellissima location di Roma per fare il corso agli arbitri, nuovi arbitri di basket in carrozzina WISP del Lazio, che si è svolto ieri pomeriggio la parte teorica e oggi la parte pratica. Basket in carrozzina è un bellissimo sport, inclusivo, e il campionato WISP dà la possibilità all'interno dei giocatori con vari tipi di disabilità di giocare tutti, dal più disabile al normodotato. Quindi a livello di inclusione è il primo campionato nazionale che dà la possibilità a tutti, senza limiti di età, di giocare a questo bellissimo sport. La nostra realtà nasce nel 2012 e abbiamo sempre fatto il campionato FIBIC, e nella storia della Lazio Basket in carrozzina e anche mia personale è la prima stagione che facciamo due campionati, quindi il campionato di Serie B FIBIC e il campionato WISP. Perché abbiamo fatto questo campionato? Perché avendo molti ragazzi esordienti e principianti era giusto dare l'opportunità ai nuovi ragazzi che si inseriscono di avere sulle spalle un 40 minuti di gioco, mentre invece nel campionato comunque che può essere comunque nazionale possono giocare 5 minuti, a volte giocano poco e niente, quindi era giusto dare l'opportunità a questi ragazzi.